trafficanti di esseri umani siano fermati è l'appello che Papa Francesco ha rivolto ieri in Piazza San Pietro durante il consueto Angelus domenicale. Il deserto è il luogo dove poter ascoltare e accogliere la parola di Dio. Don Mimmo Basile durante l'omelia della messa nel santuario dioniano del Santissimo Salvatore di Andria. Identità e missione della Chiesa è il tema scelto per la 51esima settimana della fede di Taranto. Tra gli ospiti anche il presidente della CEI, il Cardinale Zuppi. È tempo di bilancio per la BTM Puglia che ha rilanciato l'immagine della regione. Irene Grandi, l'artista toscana, ha fatto tappa al Teatro Team di Bari con il suo tour Io in Blues, accompagnata dalla Jazz Studio Orchestra. Buonasera e benvenuti alla seconda edizione del telegiornale di Teledeon. I trafficanti di esseri umani siano fermati è l'appello che Papa Francesco ha rivolto ieri in Piazza San Pietro durante il consueto Angelus domenicale. Il Santo Padre ha espresso il suo dolore per il naufragio avvenuto a Cutro la scorsa settimana. Ascoltiamo. Esprimo ora il mio dolore per la tragedia avvenuta nelle acque di Cutro, presso Crotone. Prego per le numerose vittime del naufragio, per i loro familiari e per quanti sono sopravvissuti. Manifesto il mio apprezzamento e la mia gratitudine alla popolazione locale e alle istituzioni per la solidarietà e l'accoglienza verso questi nostri fratelli e sorelle. E rinnovo a tutti il mio appello affinché non si ripetano simili tragedie. I trafficanti di esseri umani siano fermati, non continuino a disporre della vita di tanti innocenti. I viaggi della speranza non si trasformino mai in più in viaggi della morte. Le limpide acque del Mediterraneo non siano più insanguinate da tali drammatici incidenti. Che il Signore ci dia la forza di capire e di piangere. L'arcivescovo emerito di Taranto, Benigno Luigi Papa, ha concluso la sua esistenza terrena. È morto presso Casa San Paolo di Lanzo di Martina Franca, luogo da lui scelto come dimora al termine del suo ministero pastorale per raggiunti i limiti d'età. La camera ardente è allestita nella chiesa inferiore della concattedrale Gran Madre di Dio, mentre le esequie saranno celebrate domani 7 marzo alle 16, sempre in concattedrale. Signor Benigno Luigi Papa è stato pastore della Chiesa Tarantina per 21 anni. Il deserto è il luogo dove poter ascoltare e accogliere la parola di Dio. Sono le parole di Don Mimmo Basile durante l'omelia della messa celebrata ieri nel santuario dioniano del Santissimo Salvatore di Andria, tradotta nella lingua dei segni. Domenica scorsa, nella prima domenica di Quaresima, siamo stati condotti con Gesù nel deserto, in un luogo cioè di tentazione, dove risuona la voce del maligno, del diavolo, una voce che si contrappone alla voce di Dio, alla sua parola. Il deserto è anche un luogo di essenzialità, un luogo importante, prezioso, un invito per ritrovare il gusto della solitudine, del silenzio, così da poter ascoltare e accogliere la parola di Dio per noi. Oggi invece siamo condotti sul monte, e nella Bibbia il monte è il luogo dove Dio si rivela. Dio si fa vedere a noi che desideriamo vedere il volto di Dio. Ed ecco allora l'invito perentorio, l'imperativo perentorio, ascoltatelo. Cioè davanti a questo uomo, Gesù, il Figlio di Dio, che rivela il vero volto di Dio, noi che crediamo in Lui siamo chiamati ad accoglierlo e ad ascoltarlo. Se noi cristiani, oggi più che mai, impariamo ad ascoltare quella parola, la parola di Dio, ebbene, la parola ci trasforma,
ci fa fare già in questa vita l'esperienza della trasfigurazione, soprattutto laddove viviamo esperienze di fatica, di buio, di morte, di tenebra. Siamo certi che nell'ascolto della parola di Dio possiamo trasfigurare tutto questo nella pace, nella bontà, nella libertà, nella vita stessa di Dio. La parola che ci illumina, che ci riempie di luce, fino ad arrivare all'incontro finale con Dio. Identità e missione della Chiesa è il tema scelto per la 51esima settimana della fede di Taranto, organizzata dall'Arcidiocesi. Tra gli ospiti anche il presidente della CEI, il cardinale Zuppi. Alba Di Palo. Un titolo che sintetizza il compito della Chiesa, parole scelte per definire in maniera sinodale il volto della Sposa di Cristo. Identità e missione della Chiesa è il tema scelto per la 51esima edizione della Settimana della Fede, organizzata dall'Arcidiocesi di Taranto e che fino al prossimo 10 marzo vedrà alternarsi incontri nel corso dei quali si potrà confrontarsi sulle tematiche più attuali in uno spirito sinodale. Identità e missione è il compito della Chiesa, ha spiegato l'Arcivescovo di Taranto, Monsignor Filippo Santoro, il nostro mandato di annuncio di speranza in mezzo a tanti drammi, dalla coda della pandemia alla guerra in Ucraina, fino al terremoto in Turchia e Siria e alla tragedia di Crotone. In questa situazione, ha continuato, si fa sentire la voce del Papa, ma poi ciascuno lavora nella sua diocesi. Punto di partenza della Settimana della Fede sarà l'idea di camminare insieme, con un approfondimento biblico, ha comunicato Santoro, annunciando che il tema della sinodalità sarà affrontato con il cardinale di Bologna e presidente della Conferenza Episcopale Italiana, il cardinale Matteo Zuppi, e con il direttore nazionale della Caritas, Don Marco Pagnello. Con il direttore di Avvenire, Marco Tarquinio, invece, si discuterà di unità e conflitto, guerra e pace. A partire dall'annuncio del Vangelo, vogliamo essere in dialogo con e per il mondo, per essere una presenza, ha concluso Santoro, che dà speranza attraverso una solidarietà concreta. Chiusi i battenti di BTM Puglia, è tempo di bilancio per la kermesse fieristica che ha rilanciato l'immagine della Puglia. È tempo di bilanci per BAI Puglia e per BTM, il Business Tourism Management, i due eventi che si sono appena conclusi e che si sono svolti in contemporanea. Sinergia tra pubblico e privato per promuovere il prodotto turistico pugliese, per favorire l'incontro tra domanda e offerta e per consentire alle imprese turistiche pugliesi di farsi conoscere da una vasta platea di buyer nazionali ed internazionali. Si è conclusa a Bari la BTM, la fiera del turismo dedicata agli operatori del settore. Quest'anno per la prima volta in collaborazione con BAI Puglia, che ha portato in giro sul territorio pugliese 70 buyer per promuovere le eccellenze del nostro territorio. E i numeri di BTM sono stati da record. 25.000 visitatori, 120 buyer, quasi 2.200 business meeting realizzati con 200 espositori, 90 convegni e 4.000 metri quadri di superficie espositiva. Per tre giorni il trade show di commercializzazione a cura della Regione Puglia ha incantato i partecipanti. La grande onda della ripresa del turismo, definita The Big Wave, è stato il tema principale della fiera Business to Business del turismo. Conferenze, workshop, ispirazione e formazione sul mondo del turismo hanno animato il padiglione della Fiera del Levante. BAI Puglia e BTM di Bari, che punta a diventare la terza fiera turistica italiana, è terminata per la parte fieristica, ma prosegue sui canali digitali per le contrattazioni B2B. Bilancio assolutamente positivo, questo è il frutto di un lavoro intenso fino ad oggi, ma che riparte da domani con obiettivi ancora più ambiziosi. Un risultato positivo sia in termini di partecipazione, abbiamo registrato migliaia e migliaia di presenze nei tre giorni, abbiamo sicuramente elevato l'asticella sulla discussione, sul confronto, sulle tematiche legate al turismo, quelle di più attualità, quelle che ci permetteranno anche di scrivere l'agenda dei prossimi anni, tante le sfide dai cambiamenti climatici all'organizzazione turistica territoriale, dal ruolo dei GAL alle criticità legate ai trasporti, al tema dell'ambiente e dell'abbandono dei rifiuti, ma sono soltanto alcuni
temi citati, di un ricco programma che si è svolto in questi 3 giorni, e poi tanto business con operatori pugliesi che hanno potuto incontrare i buyer internazionali presenti qui a Bari già ormai da 4 giorni, e che hanno portato non solo ai fan trip nelle destinazioni della Puglia con commenti assolutamente positivissimi, ma anche i vari oltre 1300 incontri che si sono tenuti e che quindi porteranno sicuramente a future vendite già a partire da questa stagione turistica. C'è stata molta attenzione, ci sono stati tanti visitatori, molti operatori che ci hanno raggiunto non solo dalla Puglia ma da tutte le regioni vicine e da tutta Italia, quindi una grande soddisfazione. La sinergia con Puglia Promozione, con l'assessorato, è stata importante, perché la Puglia deve esprimere un unico prodotto, un unico evento che raccolga tutti i segmenti del turismo. È quello il progetto per cui BTM è nata, e alla 9ª edizione diciamo che stiamo superando la prova del 9, concedetemi una battuta, però molta soddisfazione, ma non mia, ma soprattutto degli operatori, degli espositori, dei buyer e di tutti i relatori che ci hanno raggiunto, che io ringrazio, e soprattutto anche tutta la stampa e l'attenzione che ci è stata dedicata, perché è importante comunicare, la squadra deve essere unica. Oggi qui dalla BTM chiamiamo tutti a raccolta, invitiamo tutti, tutto il Gargano, tutta l'intera Puglia a sostenere la candidatura capitale italiana della cultura. Monte Sant'Angelo è tra le 10 finaliste. Il 20 marzo ci sarà l'audizione per raccontare quello che è stato il dossier, un dossier che è nato da un gruppo di lavoro, da un lavoro che è partito dal basso. Ricordo il 28 agosto le istituzioni, le associazioni, le imprese si sono incontrate anziché andare al mare per condividere un lavoro di collaborazione. Quindi Monte Sant'Angelo che porta a Roma con sé non soltanto il Gargano ma la Puglia intera. Un'offerta ampia e variegata, quella presentata in occasione di BTM. Sì, abbiamo lanciato una nuova campagna di promozione a Un Weekend da Te, quindi grazie all'aeroporto Gino Lisa di Foggia sarà più semplice arrivare a Monte Sant'Angelo, sarà più semplice arrivare nella nostra destinazione. Assessora, turismo e cultura sono un binomio che non si può scindere. Non esiste l'uno senza l'altro oggi a Bari, ed è la cultura a determinare un turismo di qualità sempre più crescente, che quindi accompagna i flussi non solo numericamente ma nella qualità. E come lo facciamo? Lo facciamo con un'offerta culturale destagionalizzata tutto l'anno, con la valorizzazione del patrimonio culturale, con l'esperienziale, il turismo esperienziale che vediamo alle nostre spalle, con la liutaia Ester Passiatore, la liutaia che dalle foreste dei violini del Triveneto arriva a Bari con una bottega che lavora il legno, l'abete, che suona e che racconta evidentemente le botteghe, il territorio da un altro punto di vista. E sono proprio i turisti stranieri, tantissimi turisti stranieri che chiedono un turismo diverso, di qualità. Allora noi lo accompagniamo numericamente ma anche di qualità, affinché Bari si confermi città europea quale ambisce ad essere. Molfetta è il primo comune in Italia ad aver approvato il kit localizzativo. Vediamo di cosa si tratta nel servizio. Si chiama kit localizzativo ed è stato approvato dal Consiglio Comunale di Molfetta. L'implementazione è stata proposta alle amministrazioni che rientrano nei territori della zona economica speciale adriatica di Puglia e Molise, e la città di Molfetta è stata la prima ad averla accolta. Per i prossimi 7 anni, dunque, per tutti coloro che investiranno in interventi che porteranno un incremento occupazionale, l'implementazione azzererà tutte le tasse comunali e prevede anche forti agevolazioni per i costi di costruzione e gli oneri di urbanizzazione.
In questo kit abbiamo, su proposta del commissario governativo alla ZES Adriatica, Puglia, Molise, abbiamo l'esenzione dell'IMU, l'esenzione della Tari, l'esenzione del costo di costruzione, dei passi carrabili e poi noi ci impegniamo a far fare formazione gratuita per coloro i quali devono essere impiegati da parte di primarie e agenzie di formazione del lavoro. Direi un'opportunità storica, siamo il primo comune in Italia a farlo, che insieme alle grandi infrastrutture come quella del porto che stiamo preparando è davvero la condizione migliore per lo sviluppo occupazionale di questa città e di tutto il Nord Barese. Una grande opportunità la ZES per la città di Molfetta e per gli imprenditori che possono avere tempi certi per poter avviare le proprie iniziative imprenditoriali. È una grande opportunità grazie alle semplificazioni amministrative da un lato e alle agevolazioni fiscali dall'altro. Per cui le imprese che vogliono investire in ZES oggi hanno questa possibilità di presentare un'autorizzazione unica, una richiesta di autorizzazione unica, un'istanza al commissario, allo sportello unico digitale del commissario. Io convoco la conferenza dei servizi e in un tempo massimo di 45 giorni rilascio l'autorizzazione unica. Si chiama Puglia il sociale bifronte, il focus book realizzato da Vita, la piattaforma media dedicata al racconto sociale, al volontariato e al terzo settore. Si tratta del secondo lavoro d'inchiesta che racconta esperienze di innovazione sociale. Sentiamo. Questo focus book nasce all'interno di un progetto che Vita ha lanciato ormai qualche mese fa ed è il racconto, a partire da un'inchiesta, del sociale e del terzo settore delle regioni meridionali. Siamo partiti a novembre con la Sardegna, oggi siamo qui a Bari per presentare questo volume, Puglia e sociali bifronte, che è il secondo volume di questa inchiesta, l'ha curato il collega Emiliano Moccia, che è un collega pugliese. Cosa emerge? Qui emerge appunto, abbiamo scelto questo titolo perché emerge una bipolarità del welfare e del sociale in Puglia. Da una parte una regione che dimostra di essere una regione leader, grande capacità di innovare sul fronte per esempio delle imprese giovanili, per esempio sul fronte della rigenerazione urbana, con alcuni progetti ad hoc anche finanziati e gestiti dalla regione che è stata capace di coinvolgere anche in una logica di coprogettazione tante realtà del terzo settore. Però è una regione che di fronte a questa grande capacità si dimostra incapace invece di affrontare e di risolvere problemi che sono problemi storici di questo territorio. Penso alle agromafie, noi presentiamo dei dati dove c'è un grande aumento del fatturato oltre il 12% tra il 2021 e il 2022 delle agromafie, l'aumento della povertà, che è un aumento della povertà significativo, maggiore che in altre regioni italiane ed anche le regioni meridionali. Ecco, la cosa che ci inquieta, la cosa che ci ha mossi a produrre questo piccolo libricino è quello di questa compatibilità tra questi due fenomeni, da una parte innovazione sociale, dall'altra aumento della povertà, aumento della criminalità organizzata. Noi crediamo che deve essere una sfida per il vostro territorio, per la vostra regione, incrociare queste due cose e cercare di trovare un meccanismo che renda la grande capacità di innovare incompatibile con invece lo sviluppo della criminalità organizzata e l'aumento delle povertà in questi termini. Noi presentiamo anche in questo volume 7 esperienze che in qualche modo sono esemplari, esperienze di sociale ma anche di economia civile e di innovazione sociale che in qualche modo nei territori in cui lavorano, in cui sono operative, riescono a tenere queste due dimensioni sullo stesso piano e rendere così in qualche modo incompatibile lo sviluppo di una certa area grigia, se non nera, dell'economia e della criminalità con invece quello che è l'intervento sociale. Questa può essere una strada. L'altra strada è ovviamente la conoscenza, stare molto sui territori, andare sui territori, conoscere. Parlare con i soggetti sociali che non sono solo quelli che intervengono, ma sono anche antenne preziose e magari, stando proprio sul territorio, vivendo il territorio, hanno anche delle soluzioni che magari sono micro soluzioni in quel momento che possono essere scalate e prese ad esempio per invece magari politiche regionali. A Bisceglie sono state consegnate civiche benemerenze a personalità che si sono distinte nella loro vita e nel loro lavoro, dando lustro alla città. Il servizio. Bisceglie rende onore ai suoi figli che con talento, professionalità e condotta hanno contribuito a rendere grande il nome della città ed a essere esempio per l'intera comunità. Una serata di straordinarie emozioni al Teatro Don Sturzo in cui sono state consegnate le civiche benemerenze ad Antonio Caggianelli, alla memoria, affermato coreografo e ballerino scomparso in un tragico incidente in Arabia Saudita. Don Mauro Cozzoli, professore di teologia morale, nella pontificazione
Pontificia Università Lateranense e canonico dell'Arcibasilica Papale di San Giovanni in Laterano. Elena Di Liddo, campionessa di nuoto della Nazionale Italiana, padre Leonardo Di Pinto, alla memoria frate molto amato per le sue qualità umane e spirituali. Luigi Palmiotti, pluriaccademico, massimo esperto in archeologia e presidente dell'Archeoclub Bisceglie. Girolamo Pedone, stimato imprenditore nel campo della ferramenta e dei casalinghi. Generale Pasquale Preziosa, già capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare. Vincenzo Rossi, alla memoria, storico imprenditore del settore edile. È stato pensato e approvato in Consiglio Comunale un vero e proprio regolamento per l'attribuzione delle benemerenze. E questo ci consente di ricordare e salutare coloro i quali hanno reso orgogliosa la città e soprattutto coloro i quali hanno contribuito con la loro attività, con la loro dedizione, con la loro professionalità a donare qualcosa in più alla propria comunità, arricchendola e rendendola ovviamente fiera del loro operato. Il collegamento con il territorio è importante perché poi il territorio dice casa, dice radici, dice un habitat umano, per cui poi quando una persona vive fuori questo lo sente ancora di più e allora vedersi riconosciuti in questo modo, ecco, è molto gratificante. Irene Grandi, l'artista toscana, ha fatto tappa al Teatro Team di Bari con il suo tour Io in Blues, accompagnata dalla Jazz Studio Orchestra. Il servizio. Un viaggio dall'anima blues che ha coinvolto con entusiasmo il pubblico presente al Teatro Team di Bari. Uno spettacolo live dal titolo Io in Blues, portato in scena da Irene Grandi, accompagnata magistralmente da un ensemble di 20 elementi della Jazz Studio Orchestra diretta dal maestro Paolo Lepore. Ascolteremo un bel repertorio fantastico dagli anni 60 agli anni 90 di blues, di canzoni italiane che hanno diciamo preso dal blues delle spunti e i miei grandi successi per finire. Brani di Otis Redding, di Aretha Franklin, di Sade, un brano di Sade bellissimo, il primo brano. Lei tocca vari stili in questo concerto, non è solo la cantante di musica leggera, ma una cantante completa, perché facendo questo programma dimostra di avere, come si dice, le corde per poter cantare anche altro. Brani di Pino Daniele, Lucio Battisti, Mina, Etta James, ma anche alcuni suoi classici arrangiati in chiave rock blues. Un atto d'amore dell'artista toscana ad alcuni dei più carismatici artisti italiani ed internazionali che hanno reso immortale un genere come il blues, che è alla base di tutta la musica moderna. Un saluto grandissimo a tutta la Puglia che stasera mi accoglie a Bari con questa splendida Jazz Studio Orchestra per una serata speciale di Io in Blues. E ora andiamo alla scoperta dei tesori dell'Andria sotterranea con Luca Ciciriello. Cunicoli, scalinate, archi, chiese. Tesori che si nascondono sotto i piedi di chi cammina per le vie del centro storico di Andria, un patrimonio che nel corso dei decenni è stato coperto dall'attività edilizia, ma che la sinergia tra il tour operator Turisti in Puglia e il B&B Borgo Murgia vuole valorizzare. Da ottobre dello scorso anno, infatti, hanno ideato Andria Sotterranea, un viaggio nel tempo a partire dal 1046, anno di fondazione della città, un percorso che muove i primi passi da Largo Grotte, passando per il quartiere intorno alle chiese di San Nicola e San Domenico, il sito sotterraneo, Casa Museo, e infine la cripta della cattedrale, che custodisce le spoglie di Yolanda di Brienne e Isabella d'Inghilterra, mogli di Federico II di Svevia. Da ottobre 2022, cioè dal momento in cui abbiamo lanciato questo percorso, abbiamo ricevuto veramente un riscontro notevole, tanto interesse, tant'è vero che siamo arrivati a circa 1000 partecipanti e di questi 1000 partecipanti la maggior parte sono proprio andriesi, desiderosi proprio di riscoprire forse questo pezzo di storia che è rimasto sepolto per tanto tempo.
Ma al percorso Andria Sotterranea si stanno avvicinando anche buyer italiani e stranieri. Nel mercato del turismo comincia dunque a insinuarsi l'idea che Andria non abbia solo il Castel del Monte, ma molteplici ricchezze. La città di Andria ha tante ricchezze che vanno valorizzate, perché al di là di Castel del Monte esiste un patrimonio di notevole valore che riguarda in particolare questo discorso, quello delle grotte sotterranee, ma anche quello che riguarda le chiese che noi abbiamo, le chiese medievali ed in particolare anche le chiese rupestri, come la chiesa di Santa Croce, che è un gioiello di valore inestimabile. L'obiettivo di Vincenzo Milano di Borgomurgia è fare in modo che cittadini andriesi e turisti si riapproprino e siano consapevoli dei valori delle radici. La sua ambizione ultima è fare in modo che attraverso un lavoro di rete questo territorio sia riconoscibile. Questi luoghi che abbiamo appunto chiamato Casa Museo raccontano la storia di una comunità, dinamiche rappresentative di una società agricola, quindi dinamiche di urbanizzazione, processi di stratificazione della città, ma anche evoluzioni sociologiche degli spazi e quindi anche dei processi di insediamento degli abitanti che via via si sono succeduti nell'utilizzo di questi spazi, che hanno avuto appunto fruizioni e utilizzi più disparati nel tempo, fino a pochi decenni fa, se vogliamo. Quindi luoghi da essere preziosi, luoghi di raccolta di acque piovane, ad esempio, a discariche di materiali di risulta. Quindi luoghi che raccontano dinamiche sociali in maniera lampante, spazi pubblici che diventano spazi privati, spazi pubblici che diventano case contadine e che appunto sono espressioni di usanze, modi di vivere e di relazionarsi che sono ancora presenti, noi riteniamo, nella società odierna, nella città odierna, e che ci permettono di raccontare quello che siamo oggi. È tutto anche per questa seconda edizione del telegiornale di Teledeon. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento di serata.